Buongiorno a tutti, buongiorno dalla Sardegna, ecco qui Tommy, siamo in vacanza, precisamente siamo a Villa Sinius in un villaggio, quest'anno abbiamo scelto il Vojtanka che si trova proprio a Villa Sinius dove il mare è meraviglioso, c'eravamo già stati anni fa io e Ste, quando ancora insomma, Tommy non c'era, quindi avevamo girato il sud della Sardegna. Stavolta invece, essendo Tommy ancora piccolino, come lo scorso anno abbiamo preferito scegliere un villaggio per avere tutte le comodità, per avere sempre colazione, pranzo e cena pronti negli orari precisi senza doverci spostare con la macchina, senza appunto avere la macchina, anche se in realtà una vacanza di questo tipo la faremo poi nelle prossime settimane. Ma per la Sardegna abbiamo scelto una vacanza diciamo un po' più rilassante, anche se in realtà devo ammettere che non è che sia proprio rilassante, perché comunque noi siamo qua già da 5 giorni, infatti siamo quasi alla fine della vacanza e vlogo soltanto oggi perché i primi giorni li abbiamo usati per capire bene come spostarci, perché il villaggio è grandissimo, quindi ci siamo ambientati, diciamo, ambientati bene. Poi quando volevo registrare, magari il mattino non riuscivo perché Tommy voleva. Cioè, magari volevo andare subito a fare colazione, non aveva pazienza, quindi tra una cosa e l'altra registro quasi a fine vacanza, vi porto un pochettino con noi, vi faccio vedere un po' il villaggio per quello che riuscirò a farvi vedere. È molto, appunto, come vi ho detto, molto molto grande. Ci sono vari ristoranti, c'è anche una pizzeria che abbiamo provato una sera, che è inclusa per chi fa la pensione completa come nel nostro caso. E quindi si può prenotare e andare a mangiare una pizza quando si vuole, sia a pranzo appunto che a cena. L'abbiamo fatto soltanto una volta, per il resto noi mangiamo sempre nel ristorante principale. Ma ovviamente ci sono anche altri ristoranti che non abbiamo provato, che sono a pagamento, dove potete andare e mangiare qualcosa di magari di diverso. Si mangia comunque molto bene, c'è sempre un sacco di varietà tra carne, pesce, frutta, verdura, sia colazione, pranzo e cena, quindi ci stiamo trovando bene anche sotto questo punto di vista. Considerate anche che Tommy sta mangiando davvero tutto, non ci dà problemi sul cibo, quasi qualsiasi cosa che prendiamo e mettiamo in tavola, poi lui la mangia, quindi top, fantastico. E forse la sua parte preferita, un po' come la mamma, è la colazione. Comunque, a parte questo, poi la sera c'è la baby dance che quando riusciamo andiamo, perché è 9 e un quarto, a volte con gli orari non ci stiamo dentro perché andiamo a cena tardi, altre volte invece sì, e lui si diverte molto. Non ho mai filmato però la parte della baby dance, visto che ci sono tanti tanti bambini. La spiaggia invece è meravigliosa, oggi ve la faccio vedere, bella 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 bella, il mare è bello bello bello, ma lo sapevo perché appunto qui c'eravamo già stati in questa zona. Tra l'altro si può raggiungere anche la spiaggia di Porto Giunco direttamente dalla spiaggia del villaggio, superando una piccola collinetta, insomma degli scogli, e oggi vogliamo farlo perché ancora non siamo riusciti. Quindi se volete una vacanza un pochettino più comoda, il villaggio è sicuramente una struttura che più vi consiglio, diciamo. E questo posto è molto grande, molto carino, è conosciuto da tantissimi anni. In realtà le camere sono un po' datate, magari poi oggi quando ci sistemano la camera vi faccio anche un tour veloce, però approvato, ci piace molto. Considerate, ci sono le piscine, non ci siamo mai stati, da quanto è bello il mare. Ora ci prepariamo e andiamo a fare colazione perché mi sa che Tommy già inizia a perdere la pazienza. Lui la mattina quando si sveglia vuole subito mangiare. Questa è tutta la sala dove si mangia sia colazione, pranzo e cena. A buffet si può mangiare sia fuori, coperto dal tendone, però fa sempre molto caldo. Quindi questi ultimi giorni noi siamo entrati, ora Ste e Tommy sono già lì più avanti. Adesso stiamo andando a fare colazione, che oggi c'è una bellissima giornata di sole. Più al fresco veniamo dentro. Buongiorno, salute Tommy, sei pronto per fare colazione? Stamattina non ci vede più dalla fame. Lo prendi in brioche. Sì, e quindi adesso mangiamo, vero? Papà arriva. Questa è la sala interna e finalmente si mangia. Stamattina per Tommy un po' di cereali, fetta biscottata senza niente, per me è un classico, ogni mattina prendo brioche,
due fette biscottate con la cioccolata, cappuccino e spremuta. Se invece ci mette pure la Nutella. Buon appetito! Colazione fatta, pancia piena. Adesso torniamo in camera a preparare le cose per andare in spiaggia. Ciao! Ciao, 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 ciao! Attento! Quanto ti piace il trenino? Quanto? Vuoi a tenerlo? Vuole fare da solo come un bimbo grande. Siamo arrivati in spiaggia, oggi c'è anche un po' di venticello, quindi si sta meglio rispetto ai giorni scorsi. E lui il mattino si perde sempre un po' via a giocare con la sabbia, con tutte le sue formine. Gli facciamo vedere che belle formine che hai. Gli animaletti, i secchiellini, che belli! Però anche un brutto vizio, quello di mettersi la sabbia in bocca e anche qualsiasi cosa che trova. Ma non si fa così, Tommy! No, me lo dai, dallo a me! Dallo a me! Adesso andiamo a far vedere il mare, che bello che è qua. Che bellissimo. Siamo venuti a riva a giocare un po' con la palla. Guardate che acqua meravigliosa che c'è. Pulitissima. E molto bassa, quindi proprio perfetta per tutti i bimbi. Olè! Vieni! Vieni Tommy! Vieni a rinfrescarti! Questa è tutta la spiaggia del villaggio. Stiamo andando in camera, quasi ora di pranzo, e quindi abbiamo preparato tutto per tornare un attimo in stanza, così vi faccio vedere anche com'è la nostra camera. Ci sono diverse sistemazioni, noi abbiamo preso quella più semplice, non avevamo grandi pretese, è abbastanza grande, però un po' lontana, 10 minuti a piedi dal ristorante, dalla spiaggia, però ce la si fa senza problemi. L'unica cosa che Tommy vuole sempre camminare da solo e non usare il passeggino, quindi ci mettiamo ancora di più per arrivare alla nostra stanza. Ma con questo caldo è ancora più dura e il papà è già pieno, non ce la possiamo fare. Ogni giorno sempre la stessa storia, lui che se la vuole fare a piedi, noi che sotto il caldo non ce la facciamo più. E però va bene così. Ora andiamo a farci una doccetta veloce e poi andiamo a pranzo, Tommy, dai! Siamo nel salone del ristorante. Per Tommy oggi gli ho preso pasta al ragù, ragù napoletano. È buona? È buona, mamma mia che buona! Per me ho preso insalata di mare, insalata di polipo con le patate, come primo spaghetti allo scoglio, che ha preso anche Stema che ha già finito, e Tommy quando ha visto il nostro piatto ha voluto anche lui gli spaghetti, che sta apprezzando davvero molto. Altro primo per te, trofie al pesto e risotto ai funghi, giusto? Tutto. E anche Tommy. Pasta al pesto, sei tutto sporco. Si è addormentato dopo pranzo con una passeggiata, poi noi siamo venuti in spiaggia e si sta una meraviglia. Dopo vi faccio vedere il colore dell'acqua al pomeriggio, perché è ancora più bello, si intravede rispetto al mattino, c'è ancora più l'azzurro. Però aspettiamo che si svegli il signorino. Thank you.
vi faccio vedere la camera. Allora, questo è il nostro terrazzino. Aspetta, torni attento, 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 attento. E qua abbiamo lo stendino, un tavolino che praticamente usiamo come, solo come base d'appoggio, i gonfiabili di Tommy, e questa invece è la finestra che poi porta in camera. Vi faccio vedere velocemente allora la stanza, che non è niente di che. Comunque composta da questo divanetto, c'è anche il lettino per Tommy, ma spoiler, non l'abbiamo praticamente mai usato, visto che il letto matrimoniale è molto grande, dorme al centro, bello comodo con noi, anche perché questo materasso è comodo, questo qua è proprio un materassino molto molto sottile, leggerino, quindi per comodità dorme insieme a noi, quindi angolo notte, armadio, TV, io, qui abbiamo un tavolino, appunto il finestrone che porta al terrazzino, e poi qui ci sono degli scalini che portano a questa zona dove abbiamo messo le valigie, c'è anche un frigorifero, di nuovo io, specchio, e poi qui c'è il bagno che devo dire è parecchio grande, con il lavandino, solite cose insomma, e qua abbiamo la doccia. È una camera appunto molto molto semplice, niente di particolare, anche come arredi sono un po' datati, vi dico la verità, cioè si vedono anche che sono insomma che è un mobilio di un bel po' di anni, però per dormire, visto che stiamo in camera giusto per la notte e per farci la doccia prima di andare a cena, direi che è sufficiente. Ora doccetta, prima io con Tommy, poi papà, così ci prepariamo per andare a cena. E noi siamo in una zona appunto leggermente fuori, perché su quel lato di là poi vai verso, si va verso il ristorante, la spiaggia, il centro dove ci sono i bar, qualche negozietto eccetera, però in compenso vicino a noi c'è il campo da tennis, i campi da padel dove ogni tanto Ste va a giocare. E nulla. Che dici Tommy, ti piace questa stanzina? Facciamo una bella doccia. Fai gol e poi vai. Dai. Fai gol e poi andiamo. Oh, ole! Mamma mia! Che tiro! Mamma mia! Siamo pronti per andare a cena. Tommy, fai un fit check. Fai vedere il tuo look di stasera. Sì, lui è la fissa di toccare le scarpe e i piedi alle persone, anche quelli della mamma. Ok. Facciamo vedere come sei vestito. Ginsettino, magliettina bianca. Io stasera ho preso la zuppa di pesce, che ha un super aspetto, dorata con le patate, fa un mix di fritto, patatine. Ma ti sei mangiato tutte le verdure? L'avevo preso anche per me. E tu signorina, ti sei sporcato tutto? Fa vedere. No! È la torta con sembra mandorla e Nutella. Assaggia. Guarda papà cosa ti dà. Buona? È la stessa? Ah, buona. Ragazzi, rieccoci a casa. Siamo tornati ieri sera, o meglio no, l'altra sera. Ieri ho dedicato la giornata a disfare le valigie, ho lavato tutto praticamente, tutto già pronto per essere rimesso nelle valigie, perché fra 10 giorni ripartiamo. Mi è dispiaciuto non chiudere il vlog direttamente dalla Sardegna, ma l'ultima sera con Tommy è stato un po' complicato perché faceva i capricci, quindi poi non sono più riuscita a prendere in mano la telecamera per chiudere il vlog. Siamo stati alla Baby Dance, poi siamo andati a vedere uno sullo spettacolo, perché tutte le sere fanno, come vi ho detto, degli spettacoli molto molto belli, che vi consiglio, se andate in quel villaggio, di andare a vedere, perché sono divertenti, tengono compagnia, durano un'oretta. Però Tommy è ancora forse troppo piccolo, e quindi dopo 10 minuti, un quarto d'ora, quando ci andava bene, si stufava. Quindi alla fine noi granché non siamo mai riusciti a vedere, però per quel poco che abbiamo visto sono molto molto belli. Poi siamo rientrati in camera, si è addormentato, io non ho più filmato. Quindi eccoci qui a casa, comunque le vacanze sono andate bene. Il volo è andato bene, soprattutto il volo dell'andata, perché fortunatamente avevamo un posto tra me e Ste, o meglio, il posto accanto a Ste era libero, quindi in mezzo noi alla fine abbiamo messo Tommy, a parte durante il decollo e l'atterraggio, che doveva stare per forza in braccio a me, è rimasto lì, poi ha dormito tutto il viaggio, quindi
cioè fantastico, sembrava davvero di non averlo. E quindi dai, per quanto riguarda il volo sono contenta di come è andata. In vacanza comunque ci siamo trovati molto bene, il villaggio è carino, ve lo consiglio soprattutto per la zona, più che altro per quella, perché Villa Simius ci eravamo già stati, è molto bella, il mare lì è davvero molto bello, perfetto per i bimbi come avete visto, perché l'acqua è bassa, lì è pulitissima e meravigliosa, a differenza del villaggio dove eravamo stati l'anno scorso, che era una zona molto più ventosa, il mare proprio era anche più alto, proprio l'acqua del mare a livello, quindi per i bimbi era un po' più, cioè il villaggio bellissimo, però per i bimbi lato mare no, molto meglio quello di quest'anno, e quindi da questo punto di vista ve lo consiglio. Ha lasciato un po' a desiderare secondo me la pulizia, più che altro delle stanze, della nostra stanza. Ho notato questa cosa, non era proprio super pulita, si passavano a sistemare, facevano il letto, cambiava gli asciugamani, però grandi pulizie no, non venivano fatte. Comunque si mangia bene, Tommy ha mangiato appunto sempre tutto, e quindi è un posto che comunque vi consiglio, anche se aiuto, c'è più come prendere la fotocamera, anche se alcune zone del villaggio, essendo un villaggio che ha quasi 50 anni, secondo me dovrebbero essere riviste e ristrutturate. Tu che dici, Tommy, mi stai ascoltando? Comunque niente, noi vi salutiamo, non sappiamo neanche quanto sia durato questo vlog, vi mandiamo un bacio, manda un bacio e saluta, no, là, saluta, saluta, digli ciao ciao, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao. Un bacione.